aperti perché facciamo la stessa politica su tutti i livelli istituzionali. E guardate che questa non è una cosa banale, questa è una cosa che dà grandissima forza, intanto insomma un attimo di coerenza non guasta, e fa sì che le cose nelle città possano tornare normali, anche in quelle città dove sembra tutto a posto, come questa. Normale, tutto carino, tutto perfetto, in realtà i problemi ci sono e vedo tante facce e tante teste che fanno così, mani che fanno così. Poi ve lo dico, non mi ricordo. Per cui il nostro supporto è quello di persone normali che sono state messe dentro le istituzioni. Era non definitiva, non per una carriera, senza scorta, mi hanno raccontato di questa piazza piena di scorta qualche tempo fa per un noto mio collega al Parlamento di un'altra forza politica. Noi siamo così, arriviamo a piedi, parcheggiamo la macchina e vi raggiungiamo, senza la paura di parlare con voi, senza la paura di prendere le giuste responsabilità delle scelte che nelle istituzioni facciamo tutti i giorni, perché noi non abbiamo niente di quello che votiamo. Parleremo di banche qua, perché ci sono candidati dei partiti collegatissime alle banche di Asti, collegatissime. Ormai le banche mettono i loro uomini direttamente nelle istituzioni. Ed è il motivo per cui la maggioranza possiamo guardarci allo specchio e sapere di aver fatto tutto il possibile per migliorare questo paese. Guardate che è una cosa che pochi dentro quel palazzo possono fare. E questo io vi ringrazio perché voi ci state sempre col fiato sul collo, per cui noi sbagliare non possiamo, perché sennò voi ci massacrate. E questo è davvero il ringraziamento che io faccio. Noi saremo sempre qui. Un grandissimo in bocca al lupo a Massimo e a tutta la squadra, un grazie ai consiglieri comunali che in questi anni hanno lottato pancia a terra in consiglio comunale e spero di rivederti al ballottaggio. Grazie. Grazie Laura. Laura ha detto una cosa importantissima. Se un cittadino normale, perché mi ha definito un cittadino normale, io di questa cosa ne sono assolutamente orgoglioso, se un cittadino normale come voi, oggi e qui sul palco, e se la gioca per questa amministrazione, è perché esiste il Movimento 5 Stelle. Se non esisteva il Movimento 5 Stelle, questa cosa non era possibile. Quindi finalmente la nostra voce in quel palazzo arriverà. Arriverà in forza, ma dovrà arrivare al governo. Adesso abbiamo ancora un altro ospite, Mirko Busto, anche qui con noi. Guardate che squadra unita, compatta. Buongiorno, buonasera a tutti, scusate io sono arrivato per ultimo e poi parlo prima di Alessandro, quindi sono. Allora, io mi occupo normalmente di ambiente, voglio solo dire due cosine. Noi abitiamo tutti quanti in Pianura Padana. La Pianura Padana, voi sapete, ha un grosso problema di qualità dell'aria. Sono stimate in 66.000 morti premature, l'ultima stima che è stata fatta, quindi c'è un grosso problema. Ma quando parliamo di qualità dell'aria parliamo di tante cose, di un fenomeno complesso, parliamo del traffico certamente, parliamo degli impianti per produrre energia, parliamo degli inceneritori, insomma parliamo di ripensare la società. Ora, noi siamo cittadini, l'hanno detto, cittadini che per un tempo determinato della loro vita vanno nelle istituzioni e provano e cercano di cambiare le cose. Ora, quello che io voglio dirvi è che sono solo i cittadini che possono davvero cambiare questa società al livello che ci serve cambiare, perché le persone che fanno, i politicanti che hanno occupato lo Stato in questi anni non possono farlo perché non sono liberi. Qua ci sono cittadini liberi, cittadini che si sono finanziati la campagna elettorale da sola, ci sono cittadini che hanno impiegato il proprio tempo e non hanno connessioni con nessuno, non devono rendere grazie a nessuno, e questo gli rende possibile pensare in termini del bene di tutti noi. Non devono ringraziare un industriale, non devono ringraziare una lobby, non devono ringraziare una banca, possono davvero pensare all'interesse di tutti. E in più vi dico un'altra cosa, siccome noi stiamo massimo due mandati nelle istituzioni, abbiamo un interesse, un conflitto di interesse, noi dobbiamo ritornare alla società italiana. E quindi c'è questo conflitto, la vogliamo vedere migliore questa società italiana, perché ci dobbiamo ritornare, questa è la novità. Noi dobbiamo riuscire a creare un sistema politico dove queste persone che entrano al suo interno, i cittadini normali che entrano all'interno, abbiano l'interesse forte di vederla migliorare, non sconsapevoli che saranno sempre su un'auto blu in un palazzo dorato con stipendi favolosi per il resto della loro vita, e se non sarà successo quello saranno in qualche partecipata, saranno in qualche azienda
un'azienda pubblica, saranno da qualche parte lo stesso a prendere uno stipendio favoloso perché ficcati dentro, perché portano voti, perché sono amici degli amici. Questo bisogna cambiare. E quando avremo cittadini nelle istituzioni, quando avremo cittadini normali che fanno gli interessi di tutti, allora potremo pensare a cambiare quello che ci serve cambiare, cambiare il modo in cui facciamo l'energia. Noi abbiamo scritto un programma energia per andare a 100% rinnovabili, l'abbiamo fatto, lo abbiamo fatto discutere in rete, lo stiamo facendo per i trasporti, lo stiamo facendo per tutto, perché è giusto che lo decidiamo assieme dove vogliamo andare, come società, come comunità degli italiani che fanno, pensano agli interessi di tutti. La faccio molto breve perché so che aspettate l'esame. Grazie, ciao! Buonasera a tutti e grazie. In bocca al lupo, grazie. Dovete essere fiero del vostro portavoce in Parlamento, lui combatte anche sulla pulizia di Alitalia. Danno colpa ai lavoratori, è una cosa vergognosa, l'hanno scolpata sempre loro. Berlinguer nel 1981 rilasciò un'intervista a Eugenio Scalfari, quello stesso Scalfari con cui andai in un dibattito televisivo, non so se vi ricordate. Sì, mi diceva, voi siete rabbiosi con quest'area, io sono super tranquillo, e poi mi disse appunto perché non ero andato con Berlinguer. Vabbè. Berlinguer disse che i partiti avevano occupato ogni cosa. Si erano infiltrati nella RAI, i partiti nelle banche, nella scuola, nell'università. Di fatto parlava di quella che è la partitocrazia. Cioè, se ci pensate, un partito politico è una forma di intermediazione tra cittadino e istituzioni. Per carità, inserito nella Costituzione, quello che volete, per una società, un'associazione privata o una bocciofila, che serve a intermediare appunto le istituzioni dei cittadini. Tu puoi entrare nelle istituzioni se partecipi, se entri in un partito politico. Una forma di intermediazione, intermediare è sempre una forma di esercizio del potere, e la partitocrazia ha intermediato, cioè ha esercitato il potere di fatto intermediandolo e si è infiltrata dovunque. Oggi come oggi, ed è importante denunciarlo qui ad Asti, io vedo lì i cartelli di Rasero, si chiama, si è evoluto questo sistema assolutamente ingiusto. E la partitocrazia si è trasformata in bancocrazia. Oggi sono le banche, gli istituti finanziari, soprattutto le banche d'affari, a piazzare i loro uomini all'interno delle istituzioni. Spesso neanche c'è più l'esigenza di corrompere, anche se la corruzione esiste. Si piazza direttamente il proprio uomo lì dentro, così il proprio uomo serve la società privata o l'istituto finanziario che appunto l'ha fatto entrare. Nomi e cognomi, l'ho sempre fatti, provo anche a farli in televisione, provo a non interrompermi in ogni modo, cerco sempre di andare avanti. De Benedetti, non l'ho detto l'altro giorno da Formigli, tra l'altro se non sbaglio è nel consiglio di sorveglianza di Rothschild, una banca privata dalla quale proviene anche Macron. Romano Prodi, prima di diventare per due volte presidente del consiglio, era advisor, consulente di Goldman Sachs, una grandissima banca d'affari. Gianni Letta viene nominato, se non sbaglio, Gianni Letta, il braccio destro di Berlusconi, quindi passiamo dall'altra parte, viene nominato consulente in Goldman Sachs, se non sbaglio, nel 2007, ma comunque è stato advisor, sempre consulente, se non sbaglio, di Deutsche Bank o di un'altra banca. Mario Monti, prima di diventare presidente del Consiglio, era consulente di Goldman Sachs. Mario Draghi, attuale presidente della Banca Centrale Europea, era vicepresidente di Goldman Sachs e prima ha lavorato nel Tesoro. Barroso, che è stato l'ultimo, il penultimo presidente della Commissione Europea, esce dalla Commissione Europea, quindi da presidente, diciamo, l'uomo politico più importante dell'Unione Europea, e diventa vicepresidente di Goldman Sachs. Se non sbaglio, Amato, ex ministro del Tesoro più volte, ex tesoriere di Craxi, quello che mise le mani nei conti correnti di notte, ve lo ricorderete, attuale giudice della Corte Costituzionale, era consulente, credo, sempre di Deutsche Bank, e è colui che chiamava la dirigenza di MPS, di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere il finanziamento per il torneo di tennis di Orbetello, ogni anno 150.000 euro, così falliscono le banche. Qui, in piccolo, ma relativamente in piccolo, le banche piazzano i loro uomini, cercano di piazzare i loro uomini nelle istituzioni. Abbiamo degli esempi, no? Destra e sinistra mi avete raccontato, Paolo Romano mi ha raccontato.
Questo è il dramma, perché quando sono di fatto le banche e le più grandi lobby che ci sono oggi al mondo a piazzare i loro uomini nelle istituzioni, a trasformare una repubblica democratica che era diventata partitocrazia in una bancocrazia, succede che vengano approvati decine, questo negli ultimi anni, di provvedimenti a favore delle banche, nessun provvedimento a favore dei cittadini o dei risparmiatori. Ve ne posso citare tanti. La prima volta che venne espulso dalla Camera dei Deputati è perché ci opponemmo con grande vigore, tra l'altro ce l'avevamo fatta, cioè avevamo i tempi, ci eravamo dati turni di notte. Tu fai ostruzionismo dalle 3 alle 4 del mattino, tu dalle 5 alle 6 del mattino, ce l'avevamo fatta, noi gli inesperti, a studiarci i regolamenti, ora c'è una rabbia del cuore, ce l'avevamo fatta a riuscire a far decadere un decreto, perché se i decreti non li, diciamo, non li votano prima della scadenza decadono, ce l'avevamo fatta con un decreto che di fatto regalava 7,5 miliardi di euro alle banche private, ce l'avevamo fatta, la Boldrini entrò e applicò la ghigliottina. Noi ci arrabbiamo in maniera incredibile, io venni espulso per la prima volta dalla Camera dei Deputati e così tanti miei colleghi. E oggi, e ad oggi ho preso 84 giorni di espulsione, più di Guain, e non ho mai, e non ho mai picchiato nessuno. Alleggeriamo. Hanno fatto un decreto che consentiva alle banche di prendersi le case dei cittadini che avevano dei ritardi con il mutuo molto rapidamente. Abbiamo dovuto occupare la Commissione Finanze per far sì che lo scandalo salisse, fosse conosciuto dall'opinione pubblica. Alla fine si è passati in sbaglio da 7 a 18 rate, quantomeno non pagato in ritardo. Cioè abbiamo fatto un servizio ai cittadini. E voi dovete capire che noi, per far uscire qualcosa, dato che il sistema mediatico spesso è in mano, magari o legato a certi stessi istituti finanziari, vi faccio un esempio: il 10% del Corriere della Sera è in mano a Mediobanca, e dentro Mediobanca c'è Mediolanum, se non sbaglio, di Berlusconi. Il gruppo Espresso appartiene a De Benedetti, il quale prese prestiti sia da MPS che da Banca Etruria per la sua sorgenia. Vedete com'è il sistema? Banche e sistema mediatico sono concentrati, ci sono gli istituti finanziari magari dentro i consigli di amministrazione dei giornali stessi, per quello poi non escono certe cose. E noi dovemmo occupare la Commissione Finanze, ricordo che impedimmo, sì, fisicamente l'entrata del sottosegretario, Morando si chiama, come si chiama quello là? Mi dite di sì perché non me li ricordo. E lui voleva entrare, noi lo bloccammo la sua entrata, i fascisti, i violenti, questa storia. Cioè noi stiamo difendendo i denari dei cittadini italiani. Altri provvedimenti che hanno fatto, il decreto salvabanche, che ha azzerato i risparmi di piccoli obbligazionisti e piccoli azionisti, non grandi azionisti, gente che il direttore di banca di Banca Etruria o di altre banche gli diceva mettici questi 30.000 euro tranquillo, sono fondi sicuri. Magari il cittadino conosce il direttore di banca da 30 anni, non conosce ste robe, si è fidato, gli ha dato 30.000 euro, ha perso tutto e ci sono stati dei suicidi. Il bail-in, noi abbiamo votato contro, di fatto il salvataggio delle banche anche con i soldi dei correntisti, anche con i correntisti, diciamo ma solo se c'è più di 100.000 euro, perché non ci stanno delle imprese che hanno più di 100.000 euro? E poi te lo chiamano bail-in, così non capisci. Cioè da sempre, anzi in questi 4 anni in maniera incredibile hanno utilizzato denari dei cittadini per salvare le banche spolpate dallo stesso sistema. E anche qui nel piccolo, ma relativamente piccolo, le banche hanno delle connessioni con le istituzioni e con l'amministrazione. Questa è la verità e non abbiamo minimamente la paura di denunciarlo, anche se sappiamo che quando fa certi nomi e cognomi tipo De Benedetti poi te la fanno pagare. Io potrei tranquillamente starmi zitto, vivrei molto più tranquillo, però quando entra la Boldrini io non gliela faccio non chiedere la parola, non ce l'è più forte di me. Ma sappiate che vivremo molto più tranquilli facendoci gli affari nostri, cosa che fanno un bordello di italiani che si lamentano e basta, che sono i primi responsabili più dei politici, i primi responsabili, si lamentano e basta e abbassano la testa. Lo potremmo fare pure noi, passiamo al gruppo misto, prendiamo 14.000 euro al mese, il sabato e domenica stiamo a casa in qualche spa, non subiamo gli attacchi che subiamo dalla stampa di regime regolarmente, lo potremmo fare, non vogliamo dargli la vinta, noi la vogliamo dargli la vinta qui ad Asti, in Piemonte e in Italia, sperando di arrivare al governo del paese, sperandoci, questo dipende dagli italiani. E già l'hanno fatto l'inciucio sulla legge elettorale, tranquilli. Per me Salvini già si è messo d'accordo con Renzi, però è un mio sospetto. Per me già Salvini si è messo d'accordo con Renzi, però è un mio sospetto, non ho alcuna prova, quindi è un mio sospetto, sbaglierò. Non sbagli! Signora, che dite? Che è successo? Dice? Sicuro, non è che la sequela sto mettendo in mezzo, devi dire che è d'accordo con te.
dice la signora basta documentarsi poco ha detto, non è che c'è l'accento proprio di Est, eh? Di dove è lei signora? L'originale di? C'è uno di Asti qui? C'è uno che ha votato Berlusconi? Ma guarda, l'unico coraggioso è lui, a falsi, siete dei falsi. Qua nessuno, solo lui. Ego ti assolvo il nome di Patrice. Comunque, questo è il sistema. Vi rendete conto contro chi ci stiamo mettendo? So se vi rendete conto contro chi ci stiamo mettendo. Cioè contro un sistema super incancrenito, che c'ha denari, c'ha giornali. Noi abbiamo fatto il tour sul referendum con i treni regionali e con i motorini. Tra l'altro gli abbiamo fatto un deretano tale. Vi rendete conto che cos'è il movimento, che non abbiamo una sede, stiamo sempre in piazza, che ci autofinanziamo proprio per essere liberi? Perché se non becchi soldi da istituti finanziari, da lobby della sanità privata, dalla lobby del gioco d'azzardo, da chi vuole i centri commerciali e sta distruggendo i centri storici che si svuotano i negozi, lo capite che poi lì dentro allora non abbiamo nessun padrone da ossequiare e possiamo pensare esclusivamente all'interesse generale e al benessere collettivo? Questo è il sistema, questo è tutto legato al denaro, al vile denaro, perché nel momento in cui ti finanziano la campagna elettorale sei imprigionato con le mani legate, qualcuno soltanto metaforicamente, qualcun altro come avete visto in questi anni fisicamente con le mani legate. Questo è il sistema e noi lo stiamo affrontando con cittadini censurati, sconosciuti, sì, inesperti all'inizio, sì, se dovessimo vincere qua ad Asti i primi mesi saranno difficili, sì, sosteneteli. Dateli consigli, soffiateli sul collo, ricordateli ogni momento il programma che hanno presentato e qualora non dovessero rispettarlo, però in una consigliatura, hanno bisogno di 5 anni di tempo, non li votate più. Questa è democrazia, però no delegare, ecco io ti ho votato, mo vediamo che fai, perché qua tutti quanti sono responsabili. Il livello di autoinformazione, di controinformazione, di partecipazione, qua ognuno è responsabile. Se pensate che noi siamo i salvatori della patria, votate qualcun altro, amici come prima, però poi non ve lamentate. Però è così, noi questo è il sistema, il movimento ha permesso a cittadini come me, senza conoscere il signor Grillo, l'ho conosciuto dopo essere stato eletto in Parlamento, Grillo decide, Grillo comanda, ma si è mai visto un leader o comunque un fondatore di una forza politica che non conosceva le persone che ha fatto entrare con il proprio movimento dentro al Parlamento? Ma esiste un'altra roba così al mondo? Di un fondatore che non gestisce i fondi, diciamo, del gruppo Camera, gruppo Senato, che non sono i rimborsi elettorali che non rifiutiamo al 100%, che non detta la linea politica e che non conosce gli eletti. Si è mai visto al mondo una cosa del genere? Ma io che conoscevo Beppe Grillo, Ivan conosceva Beppe Grillo, Laura Castelli, Paolo Romano conoscevano Beppe Grillo, siamo entrati e abbiamo avuto l'opportunità di combattere per le idee in cui credevamo sempre. Oggi anche l'opportunità mediaticamente di andare in TV, vi ricordate? No? Io ero uno di quelli che guardava questi talk show e diceva quanto mi piacerebbe starci una volta e digliele io tutte qua. Oggi abbiamo pure questa opportunità. Vi rendete conto che il movimento non è un partito politico, è un'altra roba. Noi ce ne andremo, entrerà qualcun altro e magari ci sarà qualcun altro qui che porterà avanti ancora meglio di noi le stesse identiche battaglie programmatiche di un progetto che abbiamo costruito insieme. Idee logiche che noi solo riusciremo a portare avanti proprio perché non siamo in conflitto di interesse. Vi faccio degli esempi. Che noi abbiamo qualche corrotto da ossequiare? C'è qualche corruttore tra di noi? Questo non significa che un domani uno dei 5 Stelle non possa essere beccato con le mani nella marmellata. È evidente, potrà pure capitare e non sto mettendo le mani avanti. Ma abbiamo delle regole interne che riducono la possibilità di contaminazione, perché loro sono tutti incensurati. Sarà più difficile, potrà capitare, sì. Ma i partiti politici candidano magari già persone che non hanno la fedina penale pulita oppure che sono stati prescritti per reati gravissimi come la corruzione, sarà più probabile che possano, come dire, reiterare determinati reati. Comunque abbiamo dei corrotti da ossequiare, abbiamo chiesto mai voti a Verdini e compagnia bella? No. Quindi significa che saremo gli unici in grado di portare avanti un pacchetto anticorruzione. Serio, perché guardate che ci prendono molto in giro, non soltanto con le parole, con le... Io le chiamo le truffe semantiche, perché per farci digerire un fenomeno scandaloso gli cambiano il nome. Il finanziamento pubblico a partiti lo chiamano rimborso elettorale, questa è l'idea, però rimborso. No, glieli diamo, forma diretta o indiretta. Le guerre di invasione, come le guerre in Afghanistan, le chiamano missioni di pace. Tu pensi, ma è una missione di pace? No, sono guerre, 5 miliardi di euro ci è costato.
i tagli da macelleria sociale che fanno sulla scuola, sul sistema legge Fornero, sul sistema sanitario, li chiamano aggiustamenti strutturali, voluti dall'Europa, a me è un aggiustamento strutturale. Il Porcellum l'hanno cambiato, l'hanno chiamato italico, ma sempre leggi incostituzionali, e Berlusconi l'hanno chiamato Renzi, ma è la stessa identica cosa. Occhio, occhio, stanno d'accordo, stanno d'accordo, stanno sempre d'accordo su tutto. Metti indietro il cagli. Sì, no, io sono abituato a chiamare il tizio, un tizio si chiama. Stia tranquillo, stia tranquillo. Oltre che con queste truffe semantiche, appunto, ci prendono davvero in giro, eh. Per esempio sulla corruzione dicono, però abbiamo aumentato le pene, ma se i corrotti in galera non ci vanno in questo paese, che serve aumentare le pene? Che serve? Ah, ma gli abbiamo dato più pene, non ci vanno in galera, non ci vanno perché ci sono pochi strumenti per far sì che i corrotti possano andare in galera, e c'è questa famosa prescrizione voluta da Berlusconi e col diamine che è stata cambiata dal centro-sinistra, ovvero processi cancellati, migliaia di processi cancellati e delinquenti salvati, e poi per salvare i delinquenti illustri salvano pure i delinquenti, diciamo, meno illustri, ma sempre delinquenti sono. Il Movimento 5 Stelle ha proposto lo stop della prescrizione quando c'è il rinvio a giudizio, quando parte un processo, così il delinquente che sa di essere colpevole e sa magari che ha contro di lui prove schiaccianti e si arriverebbe a sentenza di condanna contro di lui, magari chiede il rito abbreviato per ottenere degli sconti di pena, così il delinquente viene condannato, il processo dura molto di meno, il magistrato si occupa di altri processi e la giustizia può essere più snella. È logico, non è che non ci hanno pensato, non possono pensarci, perché se facessero una legge del genere poi magari Verdini o altre persone che hanno più processi che elettori non gli garantirebbero i voti in Senato. Lo vedete come il meccanismo del mercato delle vacche? È questo. E noi dovremmo fare alleanze con i partiti politici che si sono... Ma per favore! Abbiamo delle connessioni come altri candidati qui ad Asti con il sistema finanziario? No! Per cui siamo gli unici capaci di riformare la governance di Banca d'Italia e di separare finalmente le banche d'affari dalle banche commerciali, perché tanti cittadini mettono i loro soldi in una banca pensando che la banca farà soltanto la banca, credito, mutui, ci guadagnerà di interessi, ma comunque servizio normale di banca sul territorio, quando in realtà con i quattrini dei risparmiatori magari ci comprano titoli tossici, derivati, Santorini, come si chiamano quei prodotti lì, incredibili, poi le banche falliscono... Tocca che intervenga o Pantalone oppure ci rimettono i risparmiatori, che erano del tutto tenuti all'oscuro di quel che appunto avrebbero fatto con i loro denari, cosa che succede in molti comuni indebitati, perché i comuni scommettono con le banche, con i quattrini magari degli abitanti di un comune. Questo avviene, dove noi entriamo troviamo derivati, contratti fatti tra il comune all'insaputa dei cittadini e le banche d'affari, e qua sarà ancora più facile farlo dato che sono la stessa identica cosa. Lo capite come il sistema? Il Movimento 5 Stelle non prende, non fa voto di scambio, che è un cancro dovunque, non ce l'abbiamo la possibilità, chiaramente neanche se volessimo. Lo capite che il reddito di cittadinanza non lo approvano perché in questo paese ci sono persone così talmente povere da vendersi il loro voto e altre così ricche da potersi comprare il voto altrui? No, non ti preoccupare, pubblica sta. Prego. Il signore dice, io più lavoro e più pago le tasse. È vero, la tassazione è altissima. Per quale motivo pure? Esempio, l'avete visto quante volte alcuni report giornalistici seri ci dicono quanto costa un'autostrada qua, un ponte qua, quanto costa in Francia e Spagna? Perché? Certo, sì, ma figura. Ma non lo devi dire a noi, noi stiamo combattendo proprio per questo, è proprio questo stiamo facendo, hai perfettamente ragione, perfettamente. E una legge anticorruzione serve appunto a contrastare, quantomeno a ridurre appunto il carico fiscale che aumentano in ogni modo, poi tra l'altro anche a fronte di scarsi servizi. Però questo che noi stiamo combattendo, esattamente questo. Mio padre è un piccolo imprenditore, ha 73 anni, ancora carica e scarica bancari, ha 73 anni e la tassazione per le piccole imprese è vergognosa, e le piccole imprese appunto chiudono, l'artigianato, lo sappiamo, e poi magari se sei una grande lobby del gioco d'azzardo ti vengono abbonati milioni di euro di tasse. Lo sappiamo, è così, che devi fare? Dacci una mano, questo ti chiediamo, ci dai una mano. Come? Non ho capito. E secondo te io sono così? Secondo te io sono così?
Dimmi tu, secondo te io sono così? Io prendo milioni di euro? Secondo te noi siamo così? No, io ti dico dacci una mano, perché noi questo abbiamo fatto. D'accordo, è legittimo. Io ti dico, figurati, parliamo tranquilli, è legittimo. Noi siamo entrati dicendo che non prendiamo rimborsi del tenore, non l'abbiamo presi. Io personalmente ho restituito molto di più di quello che ho guadagnato. Ci credi o non ci credi? Non è un problema mio, perché io sto a pace con la coscienza. Ci credi o non ci credi? Ho restituito molto più di quello che ho guadagnato. Lo so che ti alzi alle 4 del mattino, per l'amor di Dio, non te l'abbiamo messe noi le tasse alte. Stiamo provando a entrare e ridurle. Stiamo provando a tagliare gli stipendi dei politici, ad abolire i vitalizi, perché nessuno di noi le prendi. Lo capisci? Questo è il movimento. Allora, se non ci vuoi dare una mano, è legittimo. Io ti dico che senza cittadini che ci danno una mano non ce la facciamo, ma siamo orgogliosi di fare quello che nessuno aveva mai fatto, esattamente quello che avevamo detto che avremmo fatto. D'accordo? Tu non sei d'accordo? Ma io ti rispetto, figurati, ti rispetto, qua chiunque parla e ti rispondo, però è un dato di fatto, questo è un dato di fatto, non ci credi? Ah, ma ti farò vedere i bonifici. Comunque, ma guarda che sta rabbia giusta, il movimento l'ha pure incanalata, c'ha ragione su tutto questo signore. Ma scusa, nella piazza, la piazza è di tutti, ognuno ha il diritto di venire. Sono gli altri che... lo so ragazzi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Qual è l'alternativa? Non lo dico che l'alternativa è il movimento. Trovate la buona alternativa, noi ci stiamo sgolando da 4 anni per questo. Tutti i fine settimana, qual è l'alternativa? Lamentarsi e basta, partecipate! Alzate il culo pure voi! Giusto! Perché l'abbiamo fatto noi così, potevamo espatriare a 30 anni, invece abbiamo deciso di restare. Questa è l'alternativa, che dobbiamo fare? Noi di più non possiamo fare. Un politico tradizionale viene in piazza e vi dice votatemi e vi prometto che. E magari fa asfalto elettorale le ultime settimane, fa una cazzo di piazza, una strada, soltanto per dirvi prima delle elezioni che l'ho fatta. Noi no! Noi vi stiamo dicendo che da soli non ce la facciamo, perché il sistema è estremamente incancrenito, ha ragione il signore, le banche private, il sistema mediatico che è fortissimo, santa pazienza, che ti sbattono in tutte le prime pagine dell'Italia se sbagli un congiuntivo, quando loro signori hanno problemi da 60 anni con la condizionale, non con i congiuntivi. Un congiuntivo. Gli hanno bocciato di tutto, 2 leggi elettorali, la riforma sulla pubblica amministrazione, ma vi ha bocciata dalla Corte Costituzionale, il decreto sulle banche popolari bocciato dal Consiglio di Stato, parte della finanziaria bocciata dall'Unione Europea, infatti ora fanno la manovrina, significa che gli hanno bocciato parte della finanziaria perché utilizzavano i quattrini degli italiani per dare mancia a destra e a sinistra e per comprarsi voto sul referendum, grazie a Dio senza neanche riuscirci. Tutto gli hanno bocciato, il referendum costituzionale gliel'ha bocciato il popolo italiano, ah lasceremo la politica, la Boschi, Renzi, perché fa le... Falsi e ipocriti! È la prima volta che mi hanno nominato Renzi, non lo volevo nominare. Non lo voglio nominare più, voglio fare discorsi derenzizzati, perché che serve nominarli? Ma che è lui poi il problema principale? È un sistema, no? Toglieranno lui, metteranno qualcun altro, non è evidente, è il sistema che va combattuto, non sto personaggio, la Boschi! Il problema sono le connessioni tra le banche e le istituzioni, non la Boschi. Sono Ruggini, se ne devono andare. Lo so. Scusate, se no. sì, non dite queste cose, fatemi dire a me che ho l'immunità parlamentare. Lo dico. Giusto? E i nostri figli che se ne vanno fuori. Per quello perché non abbiamo... Signora, il reddito di cittadinanza... Il reddito di cittadinanza serve proprio a questo. A dare del tempo anche ai giovani di formarsi maggiormente dopo e non fuggire, oltre che aumentare le pensioni minime. Questo serve il reddito di cittadinanza. I quattrini non è vero, non ci stanno, non hanno trovato 20 miliardi di euro. Un attimo però, scusami, ora ogni cosa, per ora sto rispondendo alla signora, come ti ho risposto prima a te. Questo è di rispetto, rispondo a tutti, per ora sto rispondendo alla signora. Signore, 20 miliardi di euro l'hanno trovati in 2 giorni per salvare le banche private e il reddito di cittadinanza costa 17 miliardi di euro. Quindi i soldi ci stanno, il reddito di cittadinanza a che serve? Che pensa veramente che sia assistenzialismo, che noi vogliamo regalare dei denari a destra e a sinistra a coloro che non lavorano? Non è così. Per prendere un reddito di cittadinanza devi garantire delle ore di lavoro gratuite al comune d'appartenenza e devi entrare in un percorso formativo e devi accettare 3 proposte di lavoro che ti faremo. Se rifiuti quelle proposte rifiuti il sussidio. Evidentemente abbiamo anche inserito un reato ad hoc penale per punire coloro che per ottenere il reddito mentono. Ma è una manovra economica, perché se un pensionato qui che prende 400 euro al mese ne prende 780, o un giovane che anziché fuggire manco più a Londra o a New York vanno in India nei call center,
ne prendesse 780, magari li spenderebbe lì, pasta e pizza, in quel negozio si va, quel gelataio non lo nomino che sono renziano, però quell'altra parte è là. E magari spende sotto casa, si rimette in circolo l'economia e quel pasta e pizza, quel negozio è là, e quel gelataio non lo nomino, magari ha... assume un ragazzo che sta prendendo il reddito di cittadinanza e non lo prende più, quel denaro serve magari ad un pensionato, a un sessantenne, che fa un sessantenne che perde lavoro in questo paese? Lo vedete che l'abbiamo pensata? Queste sono le nostre idee, non siete d'accordo, legittimo, ma queste sono le nostre idee e vogliamo un'opportunità per fare le leggi da Roma, perché poi da Roma si fanno le leggi che ricadono per esempio positivamente pure sui comuni, che noi li vogliamo chiudere le domeniche i centri commerciali o regolamentarli per rilanciare i piccoli esercizi commerciali, ma la legge deve venire a Roma ed è bloccata al Senato. E perché lo possiamo fare? Che ci abbiamo qualche lobbista del cemento, qualche patron dei centri commerciali o i farinetti di turno che sono amici nostri e ci hanno dato denari, ci hanno finanziato campagne elettorali, oppure gli abbiamo dato le concessioni? Che ci abbiamo questi problemi? No, per quello lo possiamo fare a Roma qualora dovessimo avere la maggioranza. Sarà difficilissimo averci la maggioranza. Questi fanno una legge elettorale anti-grillinum, che è così, ma è normale. I vitalizi, vi fanno schifo i vitalizi, a noi pure, nessuno di noi prende un vitalizio, per quello potremo abolirli, ma per entrare dobbiamo avere la maggioranza, altrimenti no, si metteranno tutti d'accordo in ogni modo, perché tutte le forze politiche prendono vitalizi, maxi stipendi e riforme e rifinanziamenti pubblici a partiti diretti o indiretti. Questo è il sistema che noi affrontiamo da 4 anni e non è facile. Io alle volte penso alla qualità